Maria Marchese insegna italiano a Barcellona, è la vincitrice di questo concorso. Come ti è venuta l'ispirazione? Raccontaci un po' della tua scritta. Beh, ho scoperto di questo concorso grazie a un amico che appunto me ne ha parlato durante una permanenza, un mio soggiorno a Napoli. E non mi piace scrivere cose appositamente per un concorso, però mi sono detta, non ci sarà un racconto, non avrò io nella mia testa un racconto da molti anni su Capodichino che mi piacerebbe raccontare, perché Capodichino ovviamente, come italiana all'estero, che risiedeva a Napoli prima di partire, veramente ha avuto un significato per me molto importante. Quindi ho detto vabbè, meniamoci, e così è andata. Di che cosa parla il tuo racconto? Parla di Capodichino come unico posto, l'aeroporto come unico posto per i due protagonisti, che sono una ragazza che è partita per Londra e c'è rimasta, e un ragazzo che ha scelto di restare a Napoli, come unico posto in cui si possono incontrare. E lui dice: meno male che ce n'è uno almeno, perché tanti italiani all'estero semplicemente hanno dovuto tagliare le proprie cosiddette radici in questo eterno dubbio: ho fatto bene a partire, ho fatto bene a restare, anche perché anche chi resta dice: se fossi partito sarebbe stato meglio. Quindi parla di dubbi. Quanto tempo fa sei partita per andare a Barcellona? 9 anni fa, con un Erasmus di dottorato. Poi sono rimasta, anche se l'università di lì non sta in condizioni migliori di quella di qua, purtroppo, sempre precariato, però ho detto vabbè, lì hanno bisogno di imparare l'italiano, qua forse anche, però lì lo sanno. Che cosa farai col biglietto premio? Beh, sto pensando di approfittarne per ricordarmi, forse vado a Londra, perché tante persone insomma ci vanno per tentare la sorte. Io per una volta voglio farmi una vacanza, voglio prendere un aereo per farmi una vacanza. Eri già una scrittrice? Io ho sempre voluto scrivere, sono 4 anni che mi dedico veramente anima e corpo a questa cosa, infatti mi sono organizzata col lavoro per avere sempre il tempo di scrivere. E quindi sì, ho sempre voluto fare la scrittrice, spero che prima o poi qualcuno pubblicherà i miei romanzi.